Ciao a tutti, oggi siamo qui per porre delle domande agli italiani. Iniziamo. Lesbian, gay, bisex e trans, credo. Lesbiche, gay, bi e trans. Non lo so. Non lo so, nel senso che so che cosa riguarda, però non so darti lo spelling Va bene. delle lettere. Va bene. LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender. È una sindrome da immunodeficienza. Il nome però particolare, dunque, il termine non lo so precisamente. L'AIDS è una malattia che indebolisce il sistema immunitario e si trasmette col sangue, con la saliva, il sangue. È una malattia sessualmente trasmissibile? Beh, l'AIDS lo sappiamo tutti che cos'è, è una forma di infezione, diciamo, che riguarda appunto il sangue, che si comprova con l'analisi del sangue e che lascia esposti cioè riduce la capacità immunitaria, insomma. Inizio e fine è dal 40 al 45. Che poi vabbè c'è il fatto prima, però comunque. Seconda guerra mondiale, 1939-1945. Allora, inizio della seconda guerra mondiale 1939, la fine 1945, l'Italia è entrata in guerra nel 40. All'inizio non lo so, la fine è il 45. Ok. L'inizio quando è stato? 39. Due giudici che hanno lottato contro la mafia e tutti e due sono stati purtroppo ammazzati. Erano magistrati che difendevano noi tutti. Hanno fatto una brutta fine, poverino. Due magistrati che combattevano contro la mafia. Due magistrati uccisi dalla mafia. Pro. Però. Adozione pro. Contro. Contro. Non si può una via di mezzo? Sì. Né a favore né contro, sono indeciso. Contro. Non sono pro pena di morte, penso che non mi sentirei rappresentata in un paese che permetta, costituzionalmente la pena di morte, però se devo pensare per alcuni. Mi vengono subito in mente attacchi terroristici o per alcuni crimini particolarmente violenti, efferati senza pietà, mi risulta difficile ritenere sufficiente un ergastolo, che tra l'altro in Italia quasi mai si dà, però ecco, questo senza sfociare comunque nella pena di morte, ecco, non mi sentirei a mio agio in un paese con la pena di morte. Contro. Beh, io sono favorevole a tutto ciò che può aiutare la persona a ottenere un maggior benessere anche psicologico. Sono assolutamente pro vaccini. Sì, buonissima, buonissima.